Ecco perché alle volte il sacerdote dice: vai a fare la comunione, va a confessarti, partecipa a una preghiera comunitaria, prega, va a lodare il Signore in una comunità e guarirai. L'esperienza ci insegna, non parlava Mezzetti, quello che fa i seminari di guarigione, ha usato un altro metodo, evangelizzazione, e ha visto nell'ultimo seminario che ha fatto in Sardegna che senza fare preghiere di guarigione 3-4 persone sono guarite di cancro attraverso la predicazione, l'evangelizzazione. 2 sono guarite con l'Eucaristia durante la processione, altre 2 sono guarite attraverso l'evangelizzazione, senza bisogno di preghiere di intercessione, senza imposizione di mani, niente. Questo per dire che sono 7 le vie di guarigione, fisica. L'ultima è quella nostra, quella di imposizione delle mani, ma non è la migliore. Ci sono altre vie migliori di guarigione fisica. E allora quando vi assiepate per chiedere guarigione, imposizione delle mani, abbiate sempre di mira questo. Ci sono altre vie di guarigione. La guarigione comunque che noi facciamo è guarigione attraverso la preghiera. Qui non ci sono medici che hanno più effetto per gli altri. E ci sono oranti. Non ci sono psicologi, ma ci sono oranti. Non ci sono esorcisti, ma ci sono oranti. Non è attraverso l'esorcismo, non è attraverso l'arte psicologica, non è attraverso l'arte medica che noi operiamo. Operiamo attraverso la preghiera. Chi è più forte nell'intercessione e può essere l'ultima donna qui in mezzo, nascosta, quello ottiene guarigione. Quante volte ci è capitato che quando ci è presente una persona le guarigioni avvengono, quando questa persona non è presente guarigioni non ce ne sono, perché quella persona nascosta che noi non conosciamo ha una forte così carica di guarigione, è una persona che intercede e Dio a causa della presenza di quella persona opere guarigioni. Crediamo che siamo noi, crediamo che la bella preghiera della comunità che mi ha guarita, no, è la preghiera nascosta di una persona in mezzo alla folla che ha una potente carica, un potente carisma di intercessione. Comunque ho voluto precisare questo, così si dica della liberazione. C'è liberazione morale, liberazione psicologica e liberazione dei disturbi, ma il diavolo non c'entra in queste preghiere di liberazione, non deve essere neanche nominato. Questa è particolare attenzione che dobbiamo fare, perché questa materia della liberazione da forze diciamo negative oppure dal diavolo appartiene ad altra sfera, non rientra nel nostro ministero. E se io faccio liberazione così per via esorcistica, la faccio per un ministero diverso, ma il gruppo come gruppo non esercita il ministero di liberazione in questo senso, ma fa preghiera di liberazione, ossia prega per gli oppressi e prega facendo pregare, pregando, dando consigli, ma non altro. Il diavolo non c'entra né per diritto né per torto nella preghiera che facciamo. Va bene? Cioè non si aborda mai il diavolo. O esiste o non esiste il diavolo. Esiste, chiaro. Ci siano o non ci siano malefici, ci siano o non ci siano fatture, noi liberiamo la persona dagli effetti
della fattura, del maleficio se c'è, dell'azione diabolica se veramente in atto, pregante perché il buon Dio neutralizzi questi effetti e la persona sia risollevata, sia libera da queste oppressioni, sia guarita spiritualmente. Così anche nella consolazione. La consolazione è riservata per gli afflitti. Qual è la consolazione che noi diamo? Quella della croce. Cioè diciamo alla persona: beata te, perché soffre, perché grande è la tua ricompensa nei cieli. Non è una consolazione umana, è la consolazione che ci viene dalla partecipazione al mistero della croce, ossia al mistero della morte e risurrezione di Cristo, che è tutt'altra cosa. Non è il consolare nostro, ma è aprire la persona alla luce divina, dicendo a questa persona: beata te che soffri, sarai consolata. Beata te che sei in questa tribolazione, perché il Signore ti verrà a visitare. Sta in pace, il Signore è buono, il Signore è misericordioso. Portando la persona a bere alle 12 fontane di Elim, abbiamo fatto un corso per quelli che esercitano questo ministero, un corso a Pergusa e un corso a Frascati sulle 12 fontane di Elim. Ma chi ne sa, perché quelli che fanno questo ministero non sono venuti. E allora fare bere la gente a queste 12 fontane di Elim, portarli sotto la croce, fare gustare le beatitudini, beati gli afflitti, beati i perseguitati, così si consola. Ho voluto chiarire questo perché anche noi possiamo credere così diversamente e cadere in abbaglie. Ho voluto precisare questo proprio alla vigilia del Santo Natale e alla chiusura per quest'anno della preghiera, perché riprenderemo l'anno 21, 1997. Per avere idee chiare sulle impostazioni del nostro ministero. E adesso che abbiamo chiarito in queste brevi catechesi, e vorrei che queste parole fossero chiare, fossero scritte, fossero registrate, in modo che noi possiamo dirle ad altre, noi benediciamo il Signore, glorifichiamo il Signore, e se c'è qualche persona che ha avuto qualche beneficio in questi giorni, venga per ringraziare Dio. Che valore ha la testimonianza? Mostrare la gratitudine al Signore, soprattutto per i doni spirituali, anche quelli fisici. Per qualunque via siano state date queste grazie, ma soprattutto quando sono state date in questo luogo. E poi serve per ringraziare il Signore e anche per cementare la fede. Quello che Dio ha fatto a questo può farlo anche a me. Però useremo un'altra tattica con l'anno 21, perché mi sono accorto che tante persone restano deluse, credono che quella guarigione è detta per me, poi io non guarisco, allora hanno detto bugie. E allora bisogna anche vedere quale tattica usare. Se per esempio noi diciamo: sta guarendo un cancro e ci sono 10 persone affette da cancro, ognuno dice: sono io, poi vede che cancro persiste, allora hanno detto bugie. E allora vedremo come meglio precisare. Soltanto si annunciano quelle guarigioni in cui noi siamo sicuri delle identità della persona, e lasceremo così alle persone di constatare prima la guarigione avvenuta, e devono essere loro a dire a noi: io sono guarita. Vedremo come meglio fare. E allora, fratelli e sorelle, chi vuole ringraziare il Signore lo ringrazi brevemente,
Il ringraziamento va fatto a Dio. A Dio. La gloria è di Dio, non è di nessuno. La gloria è di Dio. E un terzo pensiero che voglio ancora precisare è questo: tutto noi compiamo in comunità. È la comunità che agisce, non è il singolo che agisce. Qui non ci sono persone forti o meno forti, qui c'è la comunità orante, per cui le preghiere sono fatte almeno in 2, 3, 4 persone, oppure vengono fatte insieme. Non sono da sconsigliare le preghiere singole. Così abitualmente non si prende da singola. E allora il sacerdote fa la preghiera ministeriale della Chiesa, recita le parole del rituale, quelle riservate ai sacerdoti, ma i fedeli laici insieme pregano, è la comunità che prega, e lo stesso sacerdote quando può e deve cercare sempre così, deve pregare insieme con gli altri. Non si prega solo. Questo l'abbiamo detto a Roma, l'abbiamo detto a Frascati, l'abbiamo detto a Pergusa. Dovunque andiamo per il mondo, noi lo predichiamo. È lo stile del rinnovamento. Non è detto che la preghiera fatta solo non sia efficace, non sia buona, no. Ma lo stile nostro che dobbiamo conservare è che la preghiera è comunitaria, fatta con 3, 4 persone. Non esiste una preghiera fatta da una sola persona. Tutto questo è chiaro. Non dovete andare da carismatico, neanche da Padre Matteo per fare la preghiera. Padre Matteo, se viene interpretato, farà la preghiera, la forma della preghiera della Chiesa, come ministro della Chiesa. Ma come carismatico chiamerà altre 2 o 3 persone per pregare insieme. Così nessuno deve arrischiarsi a fare preghiere solitarie. Non è nel nostro stile, non è nel nostro stile. Non è che dire sono cose cattive, no. Non è nel nostro stile. Chiunque può fare preghiera per il fratello e con il fratello. E allora quando qualche persona vuole una preghiera e non c'è nessuno che preghi, e allora diciamo insieme un Padre Nostro con quella persona, o se c'è un'altra persona, preghiamo insieme, ma non mettere mani su questo o su quello, no. Questo come stile, questo perché? Per evitare tanti mali che succedono in comunità, perché anche in mezzo a noi ci sono maghi e maghe che vengono e approfittano, seducendo le persone, portandole in casa. Ci sono quelli che usano il pendolino. Quale pendolino è pendolino? Sapete che il pendolino lega? Produce dei legami? Qualcuno usa l'oroscopo. Sapete che l'oroscopo produce dei legami? Qualcuno va dai maghi. Non sapete che frequentare i maghi produce dei legami? E ci vuole l'esorcista poi per sciogliere? Evitate tutte queste forme. Andiamo alla purezza della fede. Preghiamo insieme gli uni per gli altri nella comunità santa di Dio. Dice Giacomo, pregate gli uni per gli altri e sarete guariti. Alleluia. Nostro fratello, dica qualche cosa attorno alla raccolta del denaro. Chi entra in segreteria troverà un cartellino, 2 cartellini, dove è detto qui quando si fanno preghiere e qualcuno vuole dare un'elemosina, la dia ai poveri fuori di questo luogo, perché non vogliamo inquinamente. Poi è scritto, adesso c'è un altro bellissimo cartello, bellissimo,
c'è un bel dollaro. Sapete che il dollaro è il simbolo di Mammona, ossia della ricchezza, anzi il dollaro, quello è l'uno, quello è l'uno. Se guardate nel retro trovate tutti i segnali massonici ed esoterici, proprio è la moneta del diavolo. Comunque è quella che circola, ed è il simbolo del denaro. Allora abbiamo fatto un bel cartellino, lo potete vedere là. C'è un dollaro bello incorniciato, e scritto sotto, ecco il Dio Mammona. Ecco il Dio Mammona. E poi sotto c'è il testo del Vangelo. Nessuno può servire a due padroni, a Dio e a Mammona. Ecco il denaro. Ma quale denaro? Il denaro che si persegue come tesorizzazione, come guadagno, come sete. Il cancro del rinnovamento, lo dico sempre a tutti, è il denaro. Il cancro. Il cancro delle nostre comunità e anche della Chiesa Santa di Dio è il denaro. Però c'è denaro e denaro. Anche Gesù aveva la cassa, però la diede a Giuda, il traditore, la teneva a Giuda, e serviva per il sostentamento e per i poveri, perché tanta gente dava elemosina. E allora qui si raccoglie l'elemosina, qui non c'entra il Dio denaro, c'è la raccolta sacra che viene data per il culto a Dio, e viene date per i poveri, per cui è un atto di culto a Dio. San Paolo usa gli stessi termini che si usano per l'Eucaristia, tusia, cioè offerta sacra. Quando il sacerdote celebra e poi c'è all'offertore da raccogliere l'elemosina, quella è offerta sacra. Si raccoglie per darla ai poveri o per darla a Dio per i bisogni del culto di Dio, e non c'entra col Dio denaro. Ora qui mi dicono qua la gente dà poco, beh, quel che vuole dare dà, poco importa, però se volete dare più generosamente per il Santo Natale, noi quelli che raccoglieremo lo daremo ai poveri. Non sono tanti ricchi che danno, i ricchi sono dati, ma quanti i poveri che danno per i poveri. Per cui noi, volendo fare qualche aiuto, dare qualche aiuto ai poveri, ecco che noi facciamo una parola buona e diciamo: date con generosità, date di cuore, sicuri che il Signore guarderà e che tanti poveri vi benediranno. E allora la raccolta, date generosamente, ma non date come denaro. Il denaro noi lo disprezziamo, è mezzo, è strumento per dare e per fare del bene, non è mai un tesoro in se stesso, è una cosa sporca. Il denaro è una cosa che toglie la vista degli occhi o fa venire anche la vista ai ciechi tante volte. Il denaro apre tutte le porte della terra, solo una porta non apre, la porta del cielo. E diceva Gesù, è più facile che un gamallo, noi abbiamo il gamallo, in segreteria, il gamallo, cammello, non è il cammello quello altro, ma il gamallo, cammello, è una corda grossa così. Io ce n'ho un pezzo che usavano al tempo di Gesù per le navi, è un attrezzo così manieratesco, ma sono proprio così. Io ne ho un pezzo che viene da Gaza, proprio vicino al mare. È più facile che un gamallo, un cammello, entri nella cruna di un ago che un ricco entri in paradiso. E allora la ricchezza non porta in paradiso.
Alleluia. Io volevo raccontare quello che è successo giovedì scorso proprio in quest'aula. Io ero messa lì in fondo, era da sola. E mentre vedevo quel cestino colmo di bigliettini che girava, ho pensato, mi venne in mente la mia amica. Ho pensato, se Rossella fosse qui, anche lei potrebbe mettere nel cestino il biglietto con il suo problema. E mentre pensavo questo, proprio lei disse, Gesù guarirà una donna che ha una cista nell'ovaio destro. Io rimasi di sasso, non sapevo a chi dirlo, ho detto, ma come fa a sapere che in questo momento proprio io sto pensando a lei che ha questo problema? Però io non sapevo in quale ovaio avesse la cista, ma evidentemente Dio lo sapeva. Io nel pomeriggio la incontrai e quando la vidi le dissi, dimmi, dove ce l'hai la cista, nell'ovaio destro o quello a sinistra? E lei mi disse, no, in quello destro, perché? Dico, perché il Signore ha detto che oggi tu sarai guarita. E lei mi disse, magari Anna, mi accontenterei soltanto magari di averla rimpicciolita. Io dissi, no, vai dal dottore, fai l'ecografia e vedrai che non ce l'avrai più. Lei è qui. Lei quel giorno, nel pomeriggio sono stata dal dottore, la cista all'ovaio non c'era più. Grazie Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, questo è un aneddoto molto bello, perché c'è stata la persona, c'è stata l'intermediaria, perché anche la tua fede, la fede della persona ha influito, la carità ha influito, tutto influisce, non è soltanto l'annunzio, l'annunzio è la dichiarazione, ma dietro l'annunzio c'è la fede tua, l'amore tuo, la sollecitudine tua, è la tua fede e il tuo amore che ha guarito. Eh sì, cioè, ringraziamo il Signore che ha messo questi pensieri, ma non è il sacerdote o altro che ha dato un pezzino a guarire, no? È stata la tua fede, il tuo amore che ha guarito quella persona. Questo dobbiamo capire. Grazie. Io voglio ringraziare il Signore perché giovedì scorso lei annunciava che una donna, o più di una donna, aveva un dolore dietro la schiena. Io l'avevo, diciamo, però siccome sentivo tutte quelle malattie così gravi, insomma, mi sembrava una stupidaggine la mia, però devo dire che da giovedì scorso non ce l'ho più questo dolore, mi alzo, mi abbasso senza provare più nessun dolore. È una piccola cosa, comunque sono... Qualunque sia il segno, sempre il segno di Dio, per cui ogni guarigione, anche piccola, manifesta la gloria del Signore. No, poi devo dire che io ho chiesto più che altro un aiuto psicologico e devo dire che lo sto avendo. Grazie Signore. Io voglio ringraziare il Signore perché... Grazie Signore Gesù, grazie del dolore. Grazie di questo dolore perché questo mi ha portato a cercarti. E questo dolore mi portò a Padre Matteo tanti anni fa. E lui mi conosce bene. Grazie Padre Matteo per l'anno scorso a Pergusa, quando mi annunciava la guarigione di Giuseppe. Mi disse, non preoccuparti più per questo tuo figlio, che lui guarirà, si sta avviando alla salvezza. Glielo portai quel giorno a Pergusa. Questo mio figlio, che faceva usanze di stupefacenti, se lei si ricorda. Ero disperata, Padre Matteo, non sapevo più come fare. Avevo preso appuntamenti tante volte per portarli da lei. Lui mi diceva, va bene, andiamo da Padre Matteo, ma alla fine se ne pentiva sempre e non riuscivo mai a portarlo. Il giorno prima c'era andato con mia figlia Carmela, e lui non volle venire. L'indomani mia figlia, quello stesso giorno, tornando da Pergusa, lo pregò. Vai da Padre Matteo Giuseppe, vai, tanto lui ti farà solo una preghiera. E l'indomani, grazie al Signore, andammo di nuovo a Pergusa da Padre Matteo. E io gli dissi, inginocchiati Giuseppe, e il Padre Matteo mi sgridò. Lascialo stare, mi disse. Come lo guardò, mi disse, non preoccuparti più per questo tuo figlio, perché lui è salvo.
Padre Matteo e Giuseppe è in Germania. Da novembre dell'anno scorso. Giuseppe lavora. Lei conosce tutti i miei problemi della mia casa. Non sono risolti, Padre Matteo. Ma grazie al Signore di questa piccola parte di salvezza. Grazie al Signore anche se Lui permette ancora che tutto questo dolore mi opprime, perché questo dolore costante che mi tiene molto vicino al Signore. E se questo deve servire per la salvezza delle anime, grazie Signore, grazie di questo dolore. Gloria a Dio. Io devo ringraziare al Signore di quello che ci ha dato. Grazie Signore Gesù. Guardate, il Signore dice che oggi darà molte consolazioni, farà anche Lui i piccoli regali di Natale. Come i piccoli si regalano piccole cose, il Signore regalerà quasi a tutti delle piccole cose, dei piccoli doni. Ma tra i piccoli doni ci sarà anche qualche dono più grosso, però i piccoli doni di consolazione il Signore darà a tutti. È giornata di grazia. Adesso ci riconcentriamo un poco, siccome il Signore sta toccando molte persone. Innanzitutto il Signore tocca una vescica ingrossata di una donna e il Signore guarisce. Ancora ci sono delle ciste, c'è un seno pluricistico che il Signore tocca e guarisce, e poi ci sono ancora diverse ciste, una cista ascellare, una inguinale e due cisti all'ovaie. Il Signore tocca e guarisce tutte queste quattro case. Ancora il Signore scioglie alcuni legami fisici. Ecco, una donna cerca di sedurre un uomo col profumo. Figlia mia, smette di sedurre con il profumo. Il Signore non vuole, cessa. Te lo dice il Signore. Ancora il Signore avverte una persona a smettere dall'astia e dal rancore che ha verso un'altra persona, perché il male che sta augurando a quella persona ricadrà tutto su di lei. Se vuoi liberarti dal male che tu stai augurando a quella persona, non augurare più questo male, perché il male verrà, ma verrà su di te, e tutto quel male che tu auguri all'altra persona cadrà tutto su di te, dall'A alla Z. Ancora il Signore tocca il ventre di due persone che diventeranno madri a Natale. Bene. C'è un'osteoporosi che guarisce. C'è la vena iliaca che il Signore tocca e guarisce. Il Signore moltiplica gli spermatozoi di un uomo. È in questo momento che il Signore lo dice. Ha detto all'orecchio spermatozoi. Signore, ti ringraziamo perché un uomo vedrà il suo germe virile moltiplicarsi e soprattutto essere più mobile. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo. Signore, libera la scapola di una persona che non si può tanto muovere.
guarisce due cervicali e una persona all'osso sacrale, cioè la persona trova molto stento a sedersi perché ha un continuo dolore proprio all'osso sacrale. Signore, tocca e guarisce. Guarisce pure l'osteoporosi che abbiamo detto e due persone alla cervicale. Ora, alcune persone hanno dei dolori, tre persone alla testa, quattro persone una ai lombi e in altre zone del corpo. Tutte queste persone all'istante vengono toccate dal Signore e guarite e non hanno più niente. Tutte quelle persone che sono state toccate, sia la testa che non hanno più dolore, sia quelle persone che una alla scapola, due alla cervicale, e oppure due altre articolazioni che sono state raggiunte in questo momento dalla parola di Dio, credano e guarite, alzano la mano. Avanti, vediamo chi sono queste persone. Aspettiamo almeno 10 mani. Una mano che non si poteva muovere, le dita erano attrappite, la mano, adesso la persona provi e vedrà che la mano si muove, le dita sono sciolte. E gridi al Signore, grazie Signore perché hai guarito il mio braccio e la mia mano. Se la persona è presente, alzi la mano. Dov'è? Alzati. Come avevi la mano tu prima? E ora? Va bene, grazie Signore. Adesso qui c'è il nostro fratello che... Chi è il Signore? Chi ha l'orecchio destro offeso, in questo momento senti il tocco dalla mano del Signore e ci sente meglio. Se la persona è qui presente che ha avuto un'offesa all'orecchio destro e si sente toccata dal Signore e l'effetto è una migliore audizione e una frescura stessa all'orecchio, questa persona è pregata di alzare la mano. Orecchio destro. E senti, prima ti sentiva male? Così così. Sente adesso bene? Sente meglio però? No, c'è una guarigione all'orecchio destro di una persona che sente meglio. Non sentiva prima bene e adesso sente. Vediamo, andiamo a cercare. C'è anche un occhio lacrimante, rosso, che non consentiva di vedere bene e adesso questo occhio viene rinfrescato, la persona vede bene. C'è insomma una guarigione all'orecchio destro e all'occhio. Occhio? Bene, bene. L'orecchio destro si cerca. Vediamo. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. E adesso noi ci alziamo, benediciamo il Signore. Il Signore vuole essere molto pregato, però il Signore dà una guarigione del cuore. Una persona ha deciso di andarsi a confessare di alcuni peccati che ha taciuto. Il Signore lenisce il cuore di una persona che ha due aborti sulle spalle, una di suo marito e uno extraconiugale. Signore, perdona, però vatti a confessare, il Signore è con te, perché è infinito nella sua misericordia. E adesso, fratelli e sorelle, il Signore ci guarisce col ministero vicendevole. Pregate gli uni per gli altri e sarete guariti. E allora alziamo le mani.